invece la chiamata a un servizio che requisisce per sé tutte le energie di una persona per tutta la vita. Marco non diventa oggi qualcosa di più che un cristiano. Riceve invece una missione che gli farà vivere in modo particolare la vocazione battesimale. Beh, direi Don Giampaolo, bellissimo questo passaggio. Innanzitutto il battesimo come il momento più alto e poi proprio il significato di carriera nel gergo cristiano, quindi che capovolge proprio quelle che sono le accezioni a cui noi siamo abituati. Esattamente, qui il Vescovo Molari riprende un'idea molto antica della tradizione ecclesiale con la T maiuscola, quella del servizio episcopale appunto come uno dei servizi più umili, ecco, e riecheggiano in qualche modo anche le preoccupazioni di Papa Francesco, che ultimamente in diverse occasioni ha ripreso i vescovi e i presbiteri sul rischio, sulla tentazione della carriera, e questo tema è molto forte, molto chiaro, molto nitido anche nella predicazione di Monsignor Molari. La carriera per un cristiano appunto è l'abbassamento. Questo è il monito molto forte che viene anche da Papa Francesco ultimamente in diverse occasioni ripetute. L'abbiamo sentito. Andiamo avanti, sentiamo un altro straccio dell'omelia di Monsignor Molari. Quanto più grande il compito che gli viene affidato, tanto più grande dovrà essere il suo abbassamento personale. Solo così potrà dire con San Paolo che la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri di una nuova alleanza nello Spirito. Quando si ordina un diacono, gli si consegna il Vangelo perché lo annunci e lo viva fedelmente. Ma quando si ordina un vescovo, il Vangelo non gli viene consegnato, gli viene messo sulla testa e sulle spalle e sulla schiena. Sembra quasi che il Vangelo voglia pesare come un giogo sulla persona del vescovo e avvolgerlo interamente. E proprio così deve essere. La parola del Vangelo è Cristo stesso risorto. È lei la parola che domina. E noi, piccoli uomini, diventiamo suoi servi. Quel gesto di sottomissione al Vangelo dice, carissimo Marco, che non dovrai piegare la schiena davanti a niente e a nessuno. Ma questo ti sarà possibile solo se rimarrai costantemente piegato sotto la sovranità di Cristo e della sua parola. Ecco, direi di partire proprio da qui, Don Giampaolo, la sottomissione al Vangelo. Non bisognerà praticamente piegare la schiena davanti a niente, a nessuno, ma con una precisa indicazione. Sì, questo dice anche uno stile di fronte anche al tempo presente, uno stile di relazioni anche di fronte alla società contemporanea. Anzitutto il credente, il vescovo in prima linea, è colui che ha come riferimento ultimo il Vangelo, e questo non è mai scontato nei rapporti con la quotidianità, nei rapporti con le cose di ogni istante della vita, dal denaro alla politica, all'economia, alle relazioni, e questo è un monito fondamentale. Sicuramente il vescovo Marco porta con sé anche una frequentazione con la scrittura e con la grande spiritualità cristiana che non gli faranno certo mancare la sicurezza e la nitidezza nelle decisioni, nelle strade da percorrere. Ecco, i riferimenti alla nostra comunità, alla nostra società, ai nostri tempi ci sono anche appunto nel terzo straccio dell'omelia di Monsignor Molari, che adesso vi facciamo sentire. Anche questo veramente un pezzo che alcune parole che invitano davvero ad una riflessione profonda. Ma noi stiamo vivendo oggi quella che è stata chiamata la notte della comunità, e facciamo fatica a vivere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. Viene da chiedere al profeta: sentinella, quanto ancora durerà la notte? Quanto tempo ancora perché si possa vedere la luce? Ecco, Don
Gianpaolo, siamo nella notte della comunità. Quanto tempo durerà ancora? E qui ci si può riallacciare anche su quella, proprio lo dicevo prima, sulla scelta dello stesso stemma di Monsignor Busca, del vescovo eletto, del vescovo Marco. Sì, il vescovo Marco ha ripreso sul suo stemma un simbolo molto antico del mondo monastico, che è la civetta, e la civetta nella tradizione monastica ha sempre rappresentato la speranza, cioè che è quell'animale che è capace di intravedere la luce del giorno anche quando tutto attorno gli altri vedono solo le tenebre o la notte. E credo che mai come in questo momento anche della storia del mondo, della storia dell'umanità, questa attenzione alla speranza e a questo sguardo che va sempre al di là della contingenza, del momento presente, sia abbia una forte carica così di positiva, che porta certo con sé e di sprone a tutti noi a custodire questa dimensione. Certo, ecco, io adesso andrei avanti anche per vedere un po' come si è svolta la celebrazione e anche appunto andando a vedere quelli che sono alcuni segni proprio caratteristici e emblematici di questa celebrazione, iniziando proprio, se la regia appunto ci riesce a mandare le immagini, ecco qui lascio poi il commento a Don Gianpaolo Ferri, la prostrazione del vescovo eletto. Uno dei momenti che esprimono la massima disponibilità, adesso l'imposizione delle mani, quindi con dei gesti più antichi presenti già nel libro degli Atti degli Apostoli. Tanto questo è Monsignor Busti, il nostro vescovo, che impone le mani. Ecco. E dopo dei primi vescovi, dopo tutti gli altri vescovi su di lui, adesso l'imposizione del libro dei Vangeli, a dire la sottomissione del vescovo alla parola di Dio, l'argomento di cui abbiamo parlato e di cui ha parlato anche il vescovo Luciano nell'omelia. È un altro momento carico di significato e estremamente antico nel complesso rito di ordinazione di un vescovo. Ecco, poi ci sono i riti proprio esplicativi, no? Cosiddetti, che mi pare siano 5. Sono diversi, che adesso possiamo vedere anche le immagini. Ecco, il momento di questo molto, molto bello dell'unzione con l'olio del crisma, il vescovo unge il capo dell'eletto, vedete la cura delle mani, nelle mani del vescovo Luciano. Ecco, poi la consegna del libro dei Vangeli, a dire la responsabilità, ecco, del vescovo, la consegna dell'anello, la mitria, ecco, tutti i simboli del vescovo, a dire, e il pastorale, segno del suo essere pastore, ecco, con questo pastorale che poi farà il suo ingresso il 2 di ottobre nella nostra diocesi. Ecco, qui sarebbe bello sentire anche l'applauso, se riusciamo, perché è stato un lunghissimo applauso proprio della comunità dei fedeli, ieri raccolti nel Duomo, domenica raccolti nel Duomo di Brescia. Momento molto bello, il vescovo siede primo tra i vescovi, questo è un gesto, le insegne episcopali con lui, quindi ecco, si dice anche la solennità di questo momento, e tra qualche istante... Ma questi dovrebbero essere i genitori, esatto, papà personali. E la mamma, sì, del resto, sì. Non capita a tutti di avere un figlio. E adesso uno dei momenti vescovo, emotivamente anche più toccanti, l'abbraccio, ecco, questo veramente si vede l'abbraccio del padre, del vescovo, sì. Luciano. Un abbraccio sentito, tra sentito, proprio, sentito. Sì. E sì, si intravede anche il vescovo Roberto, visibilmente emozionato, e sarà il secondo grande abbraccio, ecco, tra i due vescovi, abbraccio che rivedremo tra qualche giorno anche a Mantova. Ecco, vedete, molto, molto sentito questo momento, poi il vescovo passa ad abbracciare gli altri confratelli nell'episcopato. Ecco, Don Gianpaolo, siccome abbiamo appunto già accennato che rivedremo questo momento a Mantova, possiamo anche già iniziare a parlare di quella che sarà la celebrazione di domenica 2 ottobre, attesissima veramente. Attesissima assolutamente, già dalle 15 quando il vescovo incontrerà i giovani in cattedrale, e poi sarà accompagnato in Piazza delle Erbe, quindi poi in basilica.
basilica e sappiamo che anche grazie a Telemanto noi avremo la possibilità di seguire in diretta tutto questo lunghissimo e importante pomeriggio storico un po' per la nostra chiesa, per la chiesa mantovana. Quindi. Assolutamente, sì, saremo in diretta sin dal primo pomeriggio e poi appunto seguiremo tutta la celebrazione, appunto tutta commentata nei vari momenti, anche appunto nel momento, come diceva Don Giampaolo Ferri, della camminata che ci sarà del vescovo Marco dal Duomo, dove appunto incontrerà i giovani sino appunto poi a Piazza Erbe e quindi nella Basilica di Sant'Andrea, dove ci sarà la celebrazione. Allora direi proprio di andare a sentire quello che è, al termine della celebrazione di domenica, è stato il discorso appunto del vescovo Marco. La cosa bella qui oggi siete voi, cioè la Chiesa. Per una purissima grazia del Signore, fin da quando ero ragazzo, sono stato attratto da due misteri. La Santa Trinità, che guardavo con stupore ammirato per l'amore che le persone divine si scambiano l'una all'altra. Mai una senza l'altra, una attraverso l'altra, una che emerge dall'altra, una che è per l'altra. E poi la Chiesa. Sin da allora la Chiesa è stata per me l'esperienza più forte della vita. All'inizio è stata la scoperta che vivere in noi è meglio che stare chiusi nell'io. Poi col tempo, quasi per una cucitura dei due misteri, ho incontrato la Chiesa fatta dalle persone che si amano in Dio, tessute insieme nello Spirito Santo, nella vita stessa che il Signore riversa su di noi. La via della Chiesa è la via della bellezza, perché colui che ci unisce è lo Spirito Santo, l'amore stesso del Padre e del Figlio. La nostra comunione è frutto della sua azione e se acconsentiamo ad essere una cosa sola in Cristo, come Lui e il Padre sono una cosa sola, manifestiamo una umanità bella, belli perché uniti. Quella che abbiamo vissuto oggi è la festa della Chiesa, che il Signore ci ha preparato. La nostra gioia è la gioia di essere parte di questo corpo dove è vinta la solitudine, dove l'uomo entra morto e esce vivo, la gioia di essere la sposa di Cristo che può avere anche tante rughe, ma se si unisce al suo sposo diventa bella, trasfigurata di luce e sale con lui nel regno. Quanto a noi ministri, vescovi e presbiteri, oggi la nostra gioia è quella dell'amico dello sposo che accompagna la sposa fino a Cristo e poi gliela consegna tra le mani. Non siamo i padroni della Chiesa, ma semplici strumenti, collaboratori di Dio, scelti per presentare a Cristo la sua sposa rivestita di vesti belle, in una liturgia di comunione, di adorazione, che dà gloria alla Santa Trinità e ci permette di anticipare il regno già sulla terra ed essere un segno luminoso per il mondo. Quanto a me, sono un uomo a cui Dio ha usato misericordia. Mi ha ritenuto degno di fiducia chiamandomi a servire la sua Chiesa come prete e ora come vescovo. Ricevo questo dono dell'Episcopato che è pesante di grazia e lo accolgo per voi, perché porti frutto nelle vite dei cristiani. Vorrei essere solo uno strumento che serve l'opera di Dio, per favorire l'appuntamento del Padre coi suoi figli. Ho trovato la forza di mettermi a disposizione della volontà di Dio e dire il mio sì alla sua chiamata, solo perché questo sì poteva essere pronunciato in Cristo. In Gesù l'umanità è divenuta un sì a Dio e attraverso di Lui sale il nostro Amen al Padre. Ma Cristo non fa nulla senza il suo corpo e in questi mesi ho avvertito molto forte il sostegno delle vostre preghiere,
dunque questo sia la volontà del Signore, l'abbiamo detto insieme. Ho chiesto al Signore di esaudire tutte le preghiere che voi avete elevato per me, facendomi la grazia di un cuore episcopale che sia punto di incrocio di tutti i fedeli che sono chiamato a servire. Ciascuno sappia che nel cuore del suo vescovo può incontrarsi con tutti i fratelli, perché lì tutti sono conosciuti e custoditi. Cari amici, ciascuno di voi ha contribuito oggi a far convergere in questa Chiesa il corpo di Cristo. Se il senso del ministero del vescovo è riunire la Chiesa per glorificare la Santa Trinità e annunciare agli uomini che sono amati e redenti da Dio, dico con le parole di San Paolo che questo è un nobile lavoro, a cui dedicarmi non per forza ma volentieri, come esorta San Pietro. E infine un pensiero va ai molti fratelli che hanno lavorato per far indossare alla sposa di Cristo la veste bella di questa liturgia e di questa festa ecclesiale. La gratitudine che io esprimo a voi qui sulla terra è poca cosa rispetto alla sovrabbondanza di grazia con cui il Signore ricompensa chi dona con gioia. Di Monsignor Busca, che abbiamo sentito insistere proprio su quello che è la missione, il ruolo del prete e del vescovo. Sì, è bello anche il passaggio nel quale il vescovo Marco ripete le parole di Paolo: non siamo padroni, non siamo padroni. Lui poi ha detto: non siamo padroni della Chiesa, ma siamo servitori, e uso un termine per tradurre, facilitatori di un incontro con il Padre. Questo è uno dei passaggi più belli. Lui richiama il suo ministero, il ministero dei preti, come una sorta di servizio per accompagnare, per favorire un incontro con Dio. Questo è uno dei passaggi molto molto belli, probabilmente anche che lo impegneranno di più, e probabilmente impegneranno anche noi preti in questo, e che dovrebbe essere un po' il nostro impegno quotidiano, cioè fare sì che le persone siano poste nella condizione per poter vivere un'esperienza spirituale profonda, capace di parlare al cuore di ciascuno e di ciascuna. Questo è uno dei passaggi più forti, mi sembra, di aver colto del vescovo Marco, unitamente anche a questa attenzione alla dimensione della Chiesa come sposa. E già questo dice un'attenzione alla relazionalità, una dimensione anche affettiva, molto importante, in parte anche da recuperare oggi. Certo, ecco, tra l'altro mi piace sottolineare, abbiamo visto ancora una volta il papà e la mamma del vescovo Marco emozionatissimi, abbiamo visto questi primi piani, e dobbiamo davvero pensare che cosa possa voler dire un momento di questo genere per la famiglia Busca. Ecco, abbiamo già parlato con Don Giampaolo della grande giornata della domenica che vedrà l'ingresso del vescovo Marco, quindi domenica 2 ottobre. Abbiamo detto appunto prima ci sarà il momento in Duomo, poi il momento diciamo per la città, quindi alla fine la celebrazione in Sant'Andrea, ma domenica prossima ci sarà un altro momento importante, perché ci sarà il saluto al vescovo Roberto. Sarà un altro momento toccante. In queste settimane la Chiesa di Mantova sta vivendo diversi momenti impegnativi. E tra l'altro ricordiamo che siamo nella settimana della Chiesa Mantovana. Assolutamente, quindi gli appuntamenti sono tanti, quindi siamo veramente molto sulla strada, ecco, in questi giorni. E domenica sarà un momento che ci farà scendere qualche lacrima, inevitabilmente, perché la presenza del vescovo Roberto è stata per noi significativa, ci ha accompagnati anche in un momento difficile, quale quello del terremoto, che comunque resta una ferita, ma sappiamo che la crisi economica, abbiamo visto come è stato vicino alle tante persone che si sono trovate in difficoltà, la sua presenza c'era sempre, le sue parole di conforto, e poi appunto il terremoto che è stato veramente purtroppo l'emblema più drammatico di quello che è stato il suo episcopato e come si è adoperato. Sì.
Monsignor Busti, per quelle comunità e appunto pensiamo 129 chiese danneggiate e possiamo dire sembra davvero un miracolo praticamente con il 2017 si riapriranno praticamente tutte o quasi o comunque ci saranno i cantieri avviati anche per quelle quattro che sembravano davvero irrecuperabili, qui davvero un grande grazie a Monsignor Busti ovviamente insieme a tutti i suoi collaboratori ad iniziare dal Don Giampaolo Ferri, però veramente dal 2007 quando è entrato ad oggi è un episcopato che ha lasciato il segno che appunto i mantovani non dimenticheranno, è vero, probabilmente domenica scenderà qualche lacrima. Scenderà, noi aspettiamo la basilica, l'ingresso è appunto libero, non serve nessun biglietto a differenza del 2 ottobre, daremo queste comunicazioni. Vogliamo ricordare allora domenica l'orario anche della celebrazione in Sant'Andrea? Alle ore 17, quindi la chiesa sarà aperta dalle 15.30 in maniera tale che ci possa essere una disposizione ordinata per tutti, ci saranno anche diversi giovani, quelli con i quali soprattutto il vescovo Roberto ha vissuto tante esperienze negli anni della sua presenza a Mantova e ci saremo anche noi sacerdoti che con lui abbiamo condiviso un pezzo della nostra vita, insomma ci sarà tanta gente a dirgli un grazie e un grazie per una presenza che appunto come diceva il direttore di Telemantova ha lasciato un segno e non solo nelle cose che tutti possono vedere ma anche nella vita di tanti uomini e tante donne che lo hanno incrociato in qualche frammento della loro esistenza. Certo. Bene, e noi siamo in chiusura, io ringrazio Don Giampaolo Ferri per il suo prezioso contributo, per queste sue importanti riflessioni, allora ovviamente l'appuntamento a domenica prossima in Sant'Andrea per il saluto al Vescovo Roberto e poi il 2 ottobre l'ingresso del Vescovo Marco e ricordate in questo caso tutta la celebrazione sarà appunto seguita in diretta da Telemantova. Grazie ancora a Don Giampaolo, grazie a voi per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.